Nei suoi confronti io penso che lui, orgoglioso com'è, ce la metterà tutta per fare non una buona squadra, per fare un'ottima squadra per andare in Serie A. Questo sono molto sicuro di quello che dico. Bene, penso che siano venute fuori le risposte alle due telefonate. Ancora mi dicono che ci sono ancora diverse telefonate. Pronto? Pronto? Buonasera, chi parla? Sono Eufremio, un tifosissimo del Taranto. Bene. Vorrei fare un'osservazione a Brunetti e un'altra domanda, La prego di essere veloce. Sì, vorrei dire a Brunetti di interpretare bene la partita contro il Messina, non fare come tutta la squadra, le ripeto, non fare come il Lecce, perché qua sì, moriamo di crepacuore. Già. Ma... Tutto qui? Tutto qui. Grazie, lei è stato simpaticissimo e credo che non ci siano grosse risposte da dare a questo. Mi sembra che questo tifoso simpaticissimo abbia detto quello che ho detto io all'inizio trasmissione, dicendo che non è una partita facile, non bisogna rifare gli errori del Lecce, che sicuramente li abbiamo pagati, però ecco, anche il pubblico, come sicuramente farà, sarà di aiuto se ci inciderà dall'inizio alla fine, perché ne abbiamo molto bisogno, e questo sono sicuro che il pubblico risponderà. Adesso bisognerà rispondere noi. Ancora telefonate, pronto? Pronto? Buonasera, chi parla? Buonasera, sono Anna Maria, una tifosa del Taranto. Ah, finalmente una voce femminile, ci voleva proprio. Dica pure. Senta, vorrei dire che il Taranto domenica vince 1-0 con il Messina, col gol di Brunetti su calcio di punizione. Che solo come lui li sa tirare. Allora a questo punto è inutile che andiamo allo stadio domenica prossima. No, è sicura, è assodata la cosa. E poi vorrei dire una cosa, che speriamo che Brunetti rimanga a Taranto per altri 5 anni. Forza Luca! Grazie. Ciao, buonasera. Solo 5 anni. Allora, volevo dire a questa tifosa che se succede quello che ha detto lei, che si presenti allo stadio e che gli regalo la mia maglietta con la dedica, il minimo che possa fare. Vedrai adesso le danno tutte le donne domenica allo stadio dopo la partita con il Messina. Pronto? Buonasera Fabrizio. Buonasera. Sono tifoso. Non so il suo nome, lei sa il mio, ma io il suo non lo so. Umberto sono. Prego? Sono Umberto. Umberto. Io credo che la partita, per quanto riguarda la partita di domenica con Messina, sì, ci porta bene, perché le solite squadre che vincono a Lecce portano bene al Taranto. Questo è buono, questo simpaticissimo. Perché ci fu la Reggiana che vinse 2-0 a Lecce. Sì, poi vinse a Taranto. Pescara 3-1 e pareggiamo a Pescara. Sì. Poi anche per Veneranda. Anche per Veneranda, che ci portò anche bene per le promozioni. Va bene. Vi ringrazio. Grazie a lei, grazie di questo video. Cioè, ha ricordato un attimino, vero Gianni, sì, tutti questi fenomeni calcistici che ci sono, queste partite che vanno a giocare. Luca, ci sono questi momenti benauguranti, no? Ma sì, sicuramente posso... sì, perché poi secondo me alla base di tutto c'è lo spirito. Quando... anche dall'amuleto, da questi episodi, li mettiamo tutti insieme, può essere un motivo in più, una forza in più che ti può dare dall'interno. Ecco. Certo. Ancora il telefono, pronto? Ciao. Buonasera, chi parla? Ah, buonasera, sono Antonio da Brindisi. Da Brindisi, prego. Senta, chiaramente sono tifosissimo del Taranto. Ho capito, è così, emigrato. Purtroppo sì. Dica. Ma vivo sempre con il pensiero a Taranto, soprattutto dal lato sportivo. Dica. Io volevo dire una cosa, se permettete. Certo. Tanto buonasera ai presenti. La prego anche a lei questo suggerimento sì. Di essere piuttosto breve. Sarò brevissimo. Mi vorrei riallacciare a quello che ha detto Luca Brunetti all'inizio della trasmissione, quando si riferiva che il Taranto si esalta contro le squadre forti. Io domenica scorsa ero a campo a Lecce a vedere la partita, sì. E ho visto un Lecce fortissimo, la squadra più forte che ho visto in vita mia. Quindi mi raccomando. Ma sta parlando seriamente? Ho capito. No, questo è per dire che per sperare che domenica possiamo vincere. Naturalmente lei domenica farà una trasferta a Taranto. Sempre. Io sono 35 anni che seguo il Taranto, quasi senza interruzione.
Va bene, speriamo. Una domanda. No, un augurio anche ai tifosi brindisini che lei sicuramente giornalmente incontra e conoscerà, no? Io purtroppo vivo un continuo, in un continuo sfottimento da parte dei tifosi brindisini, baresi ed eccetera, perché dove lavoro io ce ne sono, però io la mia squadra, il mio poster, sul mio posto di lavoro ce l'ho sempre, ce l'avrò sempre. Ho capito. Senti, volevo fare questa una domanda a Brunetti, sì, se permettete. Prego. Perché Vitali è uscito prima della partita dal campo? Va bene. Grazie, sta finendo ancora, chiedo scusa. Voglio dire un'altra cosa, come mai non viene in trasmissione Vitali? Non credo che non lo invidiate, sarà... è già stato in questa trasmissione. Sì, ma una volta e poi non è tornato più. Ci servì a vederlo più spesso, come penso che molti tifosi del Taranto, perché... quello che ha dato lui alla squadra e quello che sta dando credo che merita. Raccolgo questo suo desiderio e forza Brunetti, perché sono sicuro che domenica vinceremo 1-0 con gol di Luca. Grazie. Sono magliette, non finire queste qui. Mi basterà che lui guarderà verso la granata, perché io, è il mio posto fisso quello lì. Si ricorderà di me, perché sicuramente vinceremo 1-0 con il gol di Brunetti. Va bene. Grazie, buonasera. Telefono bolle. Pronto? Il prossimo che telefono dice che segna Brunetti, calza. Pronto? Sì, chi parla? Buonasera, sono Ariel, chiamo da Taranto. Prego. Io non dico a Luca che segna pure lui domenica, sennò poi mi deve dare una terza maglietta e forse cominciano ad essere un po' troppe. Ci vorrebbe non solo una multa, ma ce ne vorrebbe tante. Cominciano ad essere troppe. Io volevo fare una domanda a Luca, però prima di chiedergli un'impressione, volevo ricordare due cose velocissimamente. Prima di tutto i meriti di Vitali, e infatti se il Taranto comincia ad avere una buona immagine a livello nazionale, come diceva giustamente il presidente Del Cuni, penso che grande merito sia di Vitali, che è riuscito a dare un assetto di gioco a una squadra che fino alla gestione di Nicoletti, che peraltro stimo moltissimo, comunque non aveva. Poi volevo ricordare un attimino che De Vitis è nuovamente in testa alla classifica dei cannonieri. Va ricordato, perché insomma noi siamo grati a questo giocatore per quello che ha dato, e aver superato tutte le difficoltà che ha avuto penso che sia importante per lui. Ecco, dopo aver detto queste due cose volevo fare una domanda velocissima a Luca. Molto spesso sotto la gestione Nicoletti sentivamo dire dal tecnico che quella era una squadra che per ottenere i risultati doveva avere necessariamente tutti gli uomini in perfette condizioni psicofisiche, cioè nessuno poteva permettersi delle distrazioni. Ora, com'è possibile, se è possibile, che una squadra debba avere necessariamente tutti gli uomini in perfetta forma e comunque per avere dei risultati deve fare questo? Va bene, grazie. Domanda interessantissima. Luca, ti prego, l'ultima telefonata, perché poi c'è un servizio, risponderai velocemente a queste domande. Pronto? Pronto? Sento. Pronto? Un attimo solo, che c'è qualche piccolo difficoltà, eri in attesa. Pronto? No, andiamo avanti. Bene, allora ti prego di rispondere e poi prenderemo questa telefonata che ha avuto qualche problemino. Sì, per questa domanda mi sembra una domanda interessante. Voglio dire che non solamente con la gestione Nicoletti, ma anche con la gestione Vitali o con la gestione prima di Clagune, di Veneranda, secondo me per riuscire nel calcio bisogna essere al massimo. Al massimo tutti i giocatori. Tutti i giocatori, sia quelli che giocano che quelli che stanno in panchina, perché secondo me per ottenere certi risultati la cosa importante è avere umiltà, e per avere umiltà bisogna stare coi piedi per terra, e per stare coi piedi per terra bisogna usare la testa. Cosa voglio dire? Che per fare risultati bisogna star bene fisicamente, perché altrimenti i risultati non si possono ottenere, specialmente noi che siamo giocatori che giochiamo in Serie B, quindi non ci possiamo permettere il lusso magari che può avere un Milan o una Juventus, limitatamente, perché non sono d'accordo anche in quei casi lì. Però ecco, noi per poter ottenere dei risultati bisogna essere a posto tutti i giocatori, ecco, perché bastano una o due pedine che magari trovano una domenica storta,
non riusciamo ad ottenere quei risultati che si vorrebbe ottenere. Ecco, ecco, spiegato un po', ecco, certo, sotto aspetti un pochettino più deliziosi, dovrei dire io, certe situazioni passate.